Nicola Cunzo al Multisala La Felice per lo speciale Vallanzasca. Parliamo innanzitutto della struttura, come l'hai trovata? Beh, innanzitutto quando si fa cultura è sempre bello. Quindi al di là della struttura, che è comunque graziosa e comunque non sembra, ecco, diciamo, di provincia, veramente complimenti. Parliamo adesso del tuo film, un film che ha destato non poche polemiche. Tu interpreti Rosario Lo Piccolo, diciamo non è il primo gangster movie che si fa, perché secondo te ci sono tutte queste polemiche dietro? Beh, sono delle polemiche perché in qualche modo la ferita potrebbe essere aperta dopo i 35 anni di carcere che comunque la persona ha fatto. Però io dico anche, grazie a Dio in Italia non c'è la pena di morte, per cui voglio dire, dopo 35 anni di carcere è anche giusto raccontare a chi non sa proprio di questa storia cosa è successo e cosa una mente criminale può commettere e combinare. Ecco, è il percorso appunto di una mente criminale votata all'autodistruzione, alla distruzione di se stesso e degli altri, e questo raccontiamo nel film, la distruzione che si può avere quando uno avvicina una testa matta, sperando che chi va a vederlo, e questo nel film c'è, si ricreda su quello che combina. Per cui un film, io dico, in qualche modo pedagogico, che va visto proprio nei licei, secondo me. Nicola Cunzo, non solo cinema ma anche teatro, adesso con Salemme. Sì, è una cosa molto più sorridente, Elastici al veleno. Io interpreto Omuna Chill, venitelo a vedere, siamo al Verdi dall'8 al 14 febbraio, vi aspetto per darvi qualche numero fortunato.